Ciao ragazzi, io sono Red, questa settimana avrò sempre questa bellissima maglietta nera perché stiamo girando tutto insieme, non perché non mi lavi, è sempre importante ricordarvelo, visto che ci sono quelli di voi simpatici che dicono puzzi. Quindi andiamo avanti, di cosa parliamo oggi? Della tasca più sottovalutata e allo stesso tempo più importante, per me, parere personale privato, del mondo del software. Prima però di dirvi tutte le cose incredibili e di farvela vedere, così mi guardate il video, sigla. Bando alle ciance, non vi tengo sulle spine più di quanto sia necessario, la tasca di cui sto parlando è la drop down pouch. Per chi non fosse familiare con il nome che ho appena detto, sto parlando della tasca porta caricatori esausti che normalmente vi attaccate alla cintura. Sento già quelli di voi che si stanno disiscrivendo dal canale urlando e inveendo contro di me come se fossi un ladro maledetto clickbaiter del cazzo. In realtà probabilmente voi avete questa tasca, sapete che cos'è questa tasca, ma non la state utilizzando al pieno del suo potenziale. Vi chiedo quindi di calmarvi e seguirmi nel ragionamento. Prima capiamo che cosa fa normalmente questa tasca. A me un caricatore. Guarda, c'è proprio un caricatore del Tipman, chissà perché è qui. È scura l'immagine. Scusatemi, ho aggiustato un attimo la luce perché come al solito quando giriamo i video c'è l'apocalisse là fuori. Quindi cerchiamo di capire qual è la utilità sostanziale che tutti conoscono della drop down pouch. Ovviamente, come consiglia il nome, è la tasca caricatori esausti. Perché? Perché quando noi siamo in game, stiamo andando a sparare e andiamo a finire il caricatore, dobbiamo fare un cambio caricatore, noi, a differenza dei militari veri, normalmente non lo facciamo cadere per terra, perché a meno che non si abbiano caricatori di fascia alta, vedi Tipman, vedi Exmag o PTS per esempio, è meglio che non cadano per terra, visto che sono molto più fragili di tre pezzi di metallo con dentro una molla. Al che normalmente noi lo andiamo a togliere, e se non abbiamo la drop down pouch dobbiamo andarlo a inserire nella tasca porta caricatori che abbiamo sul tattico. Con la drop down pouch invece noi possiamo staccare quel caricatore lì e buttarcelo dentro. Un altro vantaggio di questa cosa è che non solo ci rende più veloce la ricarica e quindi non dobbiamo star lì a pensare dove è caduto, dove lo tengo, dove lo appoggio, lo devo inserire, ma soprattutto ci mettiamo 2 secondi dopo a ritirarlo fuori, controllare quanti colpi ci avevamo dentro e nel caso reinserirlo all'interno della tasca perché può essere ancora utilizzato, oppure lasciarlo qui dentro e fargli fare i vermi fin quando poi non decidiamo di ririempirlo alla partita dopo. Ora che tutti quanti mi state dicendo "Red, ma questo io lo sapevo già", dobbiamo analizzare un po' meglio però la parola drop down pouch, che non vuol dire porta caricatori esausti, ma vuol dire buttacelo giù, buttacelo dentro, mi dissocio ovviamente. Ovvero possiamo sì utilizzarla per buttarci dentro i caricatori, ma ci viene molto comoda in 200 altre situazioni che non prevedono buttarci dentro i caricatori. Vi faccio un esempio banale. Io per esempio che uso i revolver, se non avessi avuto questo affare dove ci butto dentro appunto i bossoli vuoti, avrei probabilmente seminato un sacco di alberi in mezzo ai campi di software di tutta Italia e starebbero crescendo dei 357 al posto delle pesche. Sciocchezze a parte, robe inutili, è veramente molto comoda perché ci potete buttare dentro la qualunque. La pistola è scarica e la volete tenere lì un secondo per capire cos'è, non la volete mettere in fondina, la buttate lì dentro. Avete i puffi del lanciagranate, li potete tenere qua dentro. Cioè si sposa una serie di situazioni sempre diverse, vi permettono una libertà nel gameplay che è molto molto interessante. Poi ovviamente ce ne sono di 250 versioni diverse. Questa che ho in mano è della Templar Gear, sono le più belle per me, cioè ce le ho anche, l'avete visto nel video della stanza che vi linko qua sopra, le avete viste anche sul mio tattico in Ranger Green. Queste tasche sono fenomenali, sono presenti ovviamente in 250 colori, tan, multicam, olive, multicam tropic. Prima di chiudere il video vi dico che è importante anche dove l'andate a posizionare. Basso la videocamera e mi inquadro il pube. Ovvero quando avete un cinturone indosso non ve la dovete né attaccare sul davanti né esattamente sul fianco, ma io sono mancino quindi il fucile ce l'ho da questa parte qua, indicativamente qui, ok? In modo tale che stia dietro di voi, non vi aumenti lo spazio colpibile sostanzialmente da questa parte, in modo tale che con la mano con cui non state operando direttamente il fucile possiate staccare il caricatore e buttarcelo dentro. Ed è anche comoda per estrarre qualunque cosa voi ci abbiate messo dentro e la vogliate utilizzare in maniera veloce, sicuramente più veloce magari della tasca particolare o il resto. Ovviamente quando non la usate vi consiglio di chiuderla in questa maniera in modo tale che diventi un bellissimo salsicciotto. Non riempitela neanche troppo perché sennò poi dopo vi ritrovate le braghe sotto il culo. No, sto scherzando, però avere troppo peso, troppa roba che vi sbatte addosso è spiacevole. Spero che questo video vi sia piaciuto, so che non era sicuramente uno degli argomenti più conosciuti, più kickback del mondo, però io veramente adoro queste tasche. Che
vi consiglio di implementarle sui vostri tattici, perché sono la fine del mondo e vi salvano un sacco di tempo in game e migliorano il vostro gameplay. Ragazzi, io vi porto solo video che miglioreranno a lungo termine il vostro gameplay. Ricordatelo. Bene, qui da Red è tutto. Noi ci vediamo sabato con un'incredibile recensione. Stay angry. Sai qual è il mezzo a locomozione trainato da cavalli che useremo dopo l'apocalisse? L'apocalisse.